Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di una retrospettiva sull'Atari 520 ST. Esploreremo il suo manuale utente quanto il libro della Jackson, il manuale dell'Atari 520 ST e 1040 ST, ma ci focalizzeremo soltanto sulla parte del manuale dell'Atari 520 ST. Andiamo con ordine. Poco conosciuta in Italia, la linea degli Atari ST fu prevalentemente percepita in Italia come un bene strumentale, in quanto computer dotati di prese MIDI in bundle di serie e con un prezzo non particolarmente accattivante, anzi solitamente piuttosto costoso. In America invece la linea dei computer ST fu molto nota e venduta, e furono venduti oltre 2.4 milioni di pezzi. Ora, l'Atari 520 ST fu il primo computer della linea ST che fu venduto dall'Atari, a cui seguì a stretto, diciamo, ruota di tempo il 1040 ST. Questa linea di computer ebbe a rivaleggiare direttamente con la piattaforma Amiga 1000 in particolar modo, e la linea ST degli Atari 520 ST e 1040 ST, con un prezzo più competitivo in America di Amiga 1000 e anche, diciamo, in Italia, e con tantissimi videogiochi che erano disponibili per la linea Atari, ebbero a sbaragliare le vendite dell'Amiga 1000, che arrancava e non riusciva sostanzialmente a penetrare il mercato. Invece la linea Atari ST 520 ST 1040 ST macinavano numeri. La promessa delle case software alla Commodore di produrre videogiochi anche per l'Amiga, per la piattaforma Amiga, perché riconobbero le performance multimiliari spettacolari della piattaforma Amiga, fece poi sfornare con il tempo l'uscita di tanti videogiochi anche per, appunto, la piattaforma Amiga. La contemporanea uscita di Amiga 500 poi permise a Commodore di superare in linea di vendite, in fatturato di vendita, la linea Atari ST. Questo accadde in USA anche perché contemporaneamente la Apple trascinò per i capelli l'Atari in tribunale per plagio di sistema operativo con il GEM-DOS sulla linea Atari ST, e la linea Atari ST poi gradualmente, quando ebbe a terminare praticamente il ricorso giuridico di Apple contro Atari, che vinse la Apple, l'Atari fu poi costretta a lasciare il mercato degli home computer per plagio del sistema operativo. Cosa accadde in Italia? Ecco, parleremo soprattutto, appunto, in questa retrospettiva solo dell'Atari 520 ST, in quanto il più economico computer dell'Atari, molto più economico rispetto all'Atari 1040. In Italia l'Atari 520 ST fu venduto solo dal 1987, ma già intorno alla metà del 1988 fu affogato dall'arrivo dell'Amiga 500, che ebbe a dilagare in Italia perché fu più pubblicizzato dalla Commodore, inoltre perché l'Amiga 500 permetteva agli utenti Commodore di recuperare l'uso di stampante e monitor a colori eventualmente derivanti da un acquisto precedente del Commodore 64, inoltre perché la Commodore in Italia aveva tante riviste dedicate e c'erano tanti fan club Commodore, ma soprattutto perché il prezzo di Amiga 500 era molto più competitivo di quello dell'Atari 520 ST e anche del 1040 ST, soprattutto perché l'Amiga 500 era superiore all'Atari 520 ST, perché l'Amiga 500 aveva un disk drive in bundle, mentre l'Atari 520 ST il disk drive non ce l'aveva in bundle nel computer. Inoltre l'Amiga 500 era espandibile fino a 1 mega, mentre l'Atari 520 ST non era espandibile ma era bloccato solo ai suoi 512K. Quindi durante il breve periodo in cui l'Atari 520 ST fu proposto in Italia, dal 1987 a poco meno della metà del 1988, ecco, fu un home computer poco noto in Italia, poco pubblicizzato in Italia. L'Atari 520 ST affossò subito l'Atari 530 XE, che comunque era più economico dell'Atari 520 ST.
Cos'era quindi Atari 520 ST nel tutto il 1987 e nei primi mesi del 1988, prima dell'arrivo dell'Amiga 500? Ecco, l'Atari 520 ST era un Motorola 68000 ad 8 MHz con 512K di RAM bloccati e non espandibili. Poi l'Atari 520 ST aveva un chip audio e video dedicati, un tastierino numerico, oltre a una bella tastiera, diciamo, ergonomica e decisamente bella, oltre ai tasti funzione. Ragionevolmente compatto, era architettura chiusa di tipo, diciamo, simile al Commodore 64, scheda madre al primo piano e al secondo piano una bella tastiera estesa con un tastierino numerico e tasti funzione. I difetti principali dell'Atari 520 ST è che non aveva un disk drive in bundle, come invece ebbe poi a prendere il modello Atari 512 che ebbe a, diciamo, sostituire l'Atari 520 ST. E invece, come aveva già subito il modello Atari 1040 ST, che però era molto più costoso dell'Atari 520 ST. Ora, il buon computer Atari 520 ST, poco pubblicizzato in Italia, fu percepito per chi lo ebbe a guardare come una macchina essenzialmente chiusa, senza possibilità di essere espanso nella RAM, e questa era una cosa che per gli utenti smaliziati che avevano incominciato a macinare qualche cosa dell'informatica avevano capito che la strategia di attendere negli acquisti di un computer comportava benefici finanziari, quindi costi, prezzi di acquisto più bassi, prestazioni che raddoppiavano di anno sia in termini di potenza di microprocessori sia in potenza di RAM disponibile. Quindi una macchina che non era espandibile nella RAM era una macchina già chiusa che si sarebbe svalutata rapidamente e che poi sarebbe stata messa rapidamente da parte, perché chiaramente le esigenze software del software futuro per gli aggiornamenti del sistema operativo, ma anche tutti i programmi che poi sarebbero venuti, indubbiamente avrebbero trovato degli errori, quindi di out of memory, e la impossibilità di utilizzare software gradualmente futuri per le macchine successive, perché una macchina chiusa come il 520 ST, per quanto avesse 512K, che erano obiettivamente tanti, perché si pensi che Apple IIgs fu venduto con 256K, quindi l'Atari ST ce n'aveva il doppio. Però ecco, l'anno sotto, dopo un anno praticamente, potenza di clock e soprattutto dotazioni RAM venivano solitamente raddoppiate, e la impossibilità di andare a espandere questa macchina ST ebbe, a mio avviso, a segare le gambe. Inoltre l'Atari 512 ST non aveva praticamente il disk drive e andava comprato, mentre il modello che poi successivo, l'Atari 512, che fu piazzato nel 1988 con, diciamo, per fronteggiare meglio, diciamo, l'offerta commerciale dell'Amiga 500, aveva il disk drive in bundle oltre a 512K e poteva essere espanso anche lui a 1 mega, quindi praticamente era né più né meno che un modello del Atari 1040 a cui era stato segato 512K, ma la macchina poteva essere espansa ad 1 mega. Quindi l'Atari 520 ST aveva su un bellissimo 68000 a 24 bit ad 8 MHz e nel 1987 svettava sia come prestazioni che come prezzo, che era decisamente più economico e più performante di tutti i computer ad 8 bit. Era l'Atari 520 ST decisamente superiore nel 1987 al Commodore 128, sia come prestazioni che come, diciamo, dotazioni di RAM, potenza di clock, megahertz, quanto un prezzo più basso del Commodore 128. Era decisamente, diciamo, a pari livello come prezzo, pari a un Commodore, ad un Olivetti PC 128 e 128S, anzi decisamente più potente di un PC 128S, con pure essendo, diciamo, a pari livello di prezzo, perché aveva praticamente 512 KB oltre a una CPU a 24 bit e un clock ad 8 MHz, quando l'Olivetti PC 128S praticamente, pur avendo un disk drive in bundle, era un computer ad 8 bit a 2 MHz
con soli 128k. Non era minimamente comparabile l'Olivetti Prodes PC 128, per l'amor di Dio, che c'aveva il registratore, e come livello di prezzo praticamente l'Atari 520ST era decisamente più economico anche dell'Apple 2GS, il quale, pur essendo molto più costoso, costava il doppio di un Atari 520ST, aveva l'unico pregio che era espandibile fino a 8 MB, mentre l'Atari 520ST non era espandibile perché aveva solo 512k e gli mancava anche il disk drive. Mancava anche il disk drive anche all'Apple 2GS, però la macchina era espandibile fino a 8 MB, mentre l'Atari 520ST no. Certo, il livello di prezzo tra l'Apple 2GS e l'Atari 520ST era stratosferico, e anche là, se c'era questa capacità praticamente di avere una macchina aperta espandibile con tante espansioni ma anche fino a 8 MB di RAM, come fascia di prezzo era decisamente fuori mercato l'Apple 2GS, perché anche se era espandibile, diciamo, all'acquisto l'Apple 2GS aveva solo 256k, quindi la metà della memoria che c'aveva l'Atari ST, che costava praticamente la metà dell'Apple 2GS. Andiamo ad osservare il bel manuale dell'Atari ST, che fu un bellissimo home computer solamente per il periodo dell'anno 1987, perché poi nel 1988 l'Atari 520ST finì praticamente affogato dall'arrivo dell'Amiga 500. Eccoci qua, questo è il manuale utente dell'Atari 520ST, manuale utente versione inglese. Atari ST 520, il re d'Italia degli home computer, solo per un anno, solo nel 1987. Poi nel 1988 fu spodestato dall'arrivo dell'Amiga 500, che rimase sul trono praticamente fino alla scomparsa dell'Amiga intorno al 93-94. Questo manuale utente è di 84 pagine, il link per scaricarlo e ricordare cos'era l'Atari 520ST, che uno speciale andava fatto praticamente a questa macchina che svettò soltanto nel 1987 in Italia. Il link per scaricare questo manuale in inglese lo trovate in descrizione. Ok, sono 84 pagine, le vedremo rapidamente a doppia pagina per fare prima cosa era composto. Dunque, capitolo 1, come, diciamo, incontrare a prima botta l'Atari, come accendere l'Atari. Poi praticamente capitolo 3, comprendere la tastiera, cominciare a lavorare, getting started, iniziare, diciamo, con l'Atari 520. Capitolo 5, il menu, e qui vedremo le dolenti note del perché il GM DOS era sputatamente identico al sistema operativo Macintosh OS, il system, e perché l'Apple prese per i capelli sostanzialmente la Atari e la trascinò in tribunale per plagio di sistema operativo. Se avessero fatto un sistema operativo diverso, come ebbero a fare quelli, gli omini dell'Amiga, che praticamente aveva sempre un sistema operativo a finestre ma diverso, probabilmente l'Atari non sarebbe finita in tribunale sotto, diciamo, trascinata per un orecchio dalla Apple. Capitolo 7, applicazioni per il computer ST, eventuali problemi, utili prendersi cura del mouse, un glossario, connettori e porte specifiche delle porte, quindi una serie di appendici, specifiche tecniche dell'Atari ST, queste le guarderemo, ci interessa, e poi un supporto software. Faremo rapidamente perché poi c'è anche da vedere sostanzialmente l'altro libro. Eccolo qua, questo è l'Atari 520ST, un bellissimo computer, molto bello. Come si vede, ergonomicamente perfetto, era, diciamo, un pochino più voluminoso, ma per quello che c'era dentro andava più che bene. C'era una bella tastiera decisamente ergonomica, barra spaziatrice, shift, un bel tasto return bello grande e largo che era facilmente, diciamo, cliccabile con la mano. La tastiera era di quella inglese americana, con la M qui e la W qui, poco male. Poi c'erano alcuni tasti, diciamo, tipici, quelli che si ritrovavano nelle versioni che poi saranno i PC, IBM, cancella, home, freccia, un micro tastierino, diciamo, per l'editing testuale.
un bel tastierino numerico che faceva decisamente comodo per quando c'era da inserire e lavorare su un foglio elettronico. Avere il tastierino era una cosa, non avercelo era un, diciamo, un'altra. Quindi un tastierino numerico indubbiamente era una cosa che rendeva una tastiera decisamente professionale. Infatti l'Amiga 1000 c'aveva il tastierino numerico e anche l'Amiga 500, perché poi praticamente si comprese quanto fosse utile. E poi una serie di tasti funzione eleganti. Qui raffreddamento aria, al primo piano la scheda madre e poi sopra la tastiera. Diciamo, ricordava come filosofia il Commodore 64, era un super mega Commodore 64 in versione 68000, perché come il Commodore 64 non era espandibile, c'aveva questo 512 MB. Pardon, 512K 512K non era espandibile e non c'aveva nemmeno disk drive, praticamente riprendeva né più e nemmeno la filosofia del Commodore 64. La presenza di jack tranello all'interno dell'Atari, a mio avviso, la si vede nitidamente proprio in questa definizione, diciamo, dell'Atari 512 ST. Macchina chiusa, memoria non espandibile, primo piano la scheda madre, sopra la tastiera un Super Commodore 64 Mega Super Multimediale. Quindi praticamente questo lo possiamo definire già la versione dell'Amiga 500 di quello che poi sarà l'Amiga 500. Tranne per il fatto che non aveva disk drive. Cosa c'era? Ecco, c'era praticamente lo spinotto per attaccarci un disco fisso, lo spinotto per proprietario per attaccarci un disk drive, la presa modem, la presa stampante. Ecco, queste due avevano essenzialmente un senso, perché con 512K e un 68800 MHz CPU a 24 bit, la presenza della stampante con una bella tastiera ergonomica aveva essenzialmente senso. Ci si poteva programmare in Pascal, che qui ci girava benissimo in Pascal, si poteva programmare in Basic, c'era un Basic praticamente interpretato, peccato perché non fosse compilato. Poi c'erano word processor, spreadsheet, database, videogiochi, no Maria, c'era tutto quello che vi pareva, non c'era praticamente. L'unica cosa che c'aveva la memoria, che sostanzialmente non era espandibile, però diciamo la presenza di una presa stampante su questa macchina aveva pieno senso, perché obiettivamente una macchina così ci si poteva fare ricerche di scuola, elaborati, tesi, ricerchine, temi d'esame, tutto quello che vi pare. Poi c'era l'uscita monitor, poi c'erano le prese MIDI, che qui le prese MIDI in entrata e uscita, ecco, potevano interessare soltanto ai musicisti, infatti furono in particolar modo il 1040 fu percepito come un bene strumentale. Poi diciamo, c'aveva la presa, diciamo, per l'alimentazione, la potenza, lo spinotto dell'accensione e il pulsante di reset. Non è finito qui, perché poi dall'altra parte qui c'era lo spazio per metterci eventuali cartucce. E poi due prese, una per il mouse e l'altra per il joystick. Quindi praticamente, come si vede, era un Commodore Super Mega 64, super mega potenziale, come un Commodore 64 ma molto 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 più potente. Ok, come agganciare le linee, che ci volesse la scienza di Marconi, ma praticamente si agganciava il disk drive, che qui ci voleva il disk drive, c'era soltanto il disk drive, chiaramente la macchina sì. Era impensabile pensarci di metterci un registratore, infatti c'era un bel disk drive da 3,5. Si agganciava il disk drive, eventualmente ci potevate agganciare altri disk drive sostanzialmente utilizzando quest'altro pilota. La presa dell'alimentazione, che era esterna dell'alimentazione del disk drive, la presa qui per il monitor, l'alimentazione per il monitor e poi l'alimentazione praticamente del computer. Quindi c'erano tre alimentatori. Un alimentatore per il computer, un cavo di alimentazione per il monitor interno, diciamo, se comprovate il monitor, e poi l'alimentazione esterna, diciamo, del disk drive. C'era anche, diciamo, l'adattatore, fu venduto l'STM, che aveva l'adattatore per RF e che quindi potevate eventualmente risparmiare il monitor prendendo un televisore di casa. Se magari in famiglia prendevano un televisore più grande, il televisore, diciamo, quello in bianco e nero di casa, oppure quello a colori più piccolino, lo potevate portarvelo in camera risparmiando la spesa del monitor, e l'anno dopo magari comprare la stampante. Come si attaccava il mouse, qui eventualmente la catena, diciamo, di disk drive, come se il selettore inserisci con la molettina, e qui arrivano i primi dolori, come si vede del TOS, icone in bianco e nero, e che quindi questo né più né meno sputa
puzza sfiscia di Macintosh di System con il cestino praticamente, anche se in basso a sinistra gli Apple ce l'avevano di qua, poi vedremo le finestrine sono praticamente sputate al sistema del Macintosh. La tastiera e tasti funzione, io qui vado veloce, il link se volete per scaricare questo manuale lo trovate in descrizione. Gli archivi venivano montati sulla scrivania proprio come il Macintosh, era in bianco e nero proprio come il Macintosh, più venduto era sostanzialmente con il monitor quello in bianco e nero, e poi come si vede, ecco, le icone ricordano tantissimo il sistema del Macintosh. È vero che il mouse aveva due tasti, ma praticamente poco male, le tecniche erano, diciamo, il drag and drop e clic e punta erano le stesse, ma le finestre erano identiche, c'era la freccia in alto, freccia in basso, freccia destra, freccia sinistra, l'ascensorino in laterale, il pulsante di chiusura, praticamente era tutto uguale al Jam DOS, era praticamente molto 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 simile, uguale praticamente al sistema del Macintosh. Apple trascinò l'Atari in tribunale per plagio di sistema operativo. Guardate qua, file, qui come c'era praticamente tutti i vari comandi, e venivano giù a tendina, voilà, quindi par di stare su un Macintosh, su un System 5 o System 6, né più né meno, in bianco e nero scritto, quindi voglio dire, non si erano nemmeno sforzati per dare dei colori, una forma delle icone sostanzialmente diverse, sì che questo diciamo ci aveva anche i colori, quindi voglio dire, non è che un pannello di controllo. E qui poi ci ho fatto un podcast sul Jam DOS e poi anche sulle altre cose, i podcast li trovate sostanzialmente in descrizione. Era un sistema operativo, questo Jam DOS, che girava su un 68000, stessa piattaforma praticamente del Macintosh, né più né meno, però questo aveva il chip audio e chip video, quindi un'elettronica più evoluta, con una gestione a finestre e molto più multimediale. L'Atari poi con il 1040 voleva dare l'assalto alla quota di mercato dei Macintosh, dato che costavano praticamente circa la metà di un Macintosh. Ma questo non gli fu impedito perché il plagio di sistema operativo fu chiaramente riconosciuto. Eventuali problemi su come accendere la macchina, utilizzare e prendersi cura del mouse, un glossario. Vado veloce, ecco qui le varie prese con le varie spinotteria, prese MIDI, se uno c'aveva, diciamo, la cosa per i musicisti, per beni strumentali questi. Poi, e cosa c'aveva specifiche? 68000 a 32 bit, però era a 16 bit, con i boostati a 16 bit, clock a 8 MHz, 512 MB di 512K di RAM e 16 praticamente 16K di ROM. Poi c'è il disk drive a 360K da 3,5, risoluzioni 640x400 monocromatico, oppure se 40x200 a 4 colori, 320x200 a 16 colori, su una palette di 512. Prese MIDI, diciamo, era decisamente colorato, di nulla, niente da dirci, audio, video, praticamente c'era tutto quello che vi pareva. L'unica cosa, ovviamente, c'era al limite, appunto, che il disk drive non ce l'aveva perché andava messo esterno. E poi diciamo la memoria RAM non era espandibile. Ok, andiamo a vedere il secondo Eccolo libro, qui, il quello manuale dell'Atari 520 ST e 1040 ST, libro del gruppo editoriale Jackson. Per scaricare questo libro, il link lo trovate in descrizione. La differenza tra l'Atari 520 e il 1040 era praticamente che il 1040 aveva già un mega, e la macchina non era espandibile oltre perché c'aveva già un mega, punto e basta. 520 invece c'aveva praticamente solo 512K. Nella versione che poi verranno rimpiazzati con l'uscita dell'Amiga 500 nel 1988, l'Atari 520 muterà in 512 ST, che sarà né più né meno come un 1040 ST, ma con 512K e con il disk drive ficcato qua. Quindi 512 è la versione del 520 ST con un disk drive, anzi è la versione, pardon, del 1040 ST espandibile fino a un mega, però con la scheda madre ci aveva solo 512K. Era possibile metterci un'espansione, ci aveva un disk drive qua. Invece poi l'altro invece, non mi ricordo il nome del modello, di quello più grande dell'Atari,
Fitch aveva praticamente già un mega. Su questo poi non guarderemo tutto il libro perché abbiamo già guardato il relativo manuale, guarderemo solo una piccolissima parte. Allora, Inch, il computer Atari ST 520 ST, c'era anche 1040. L'utilizzo del computer, questo non lo guarderemo perché tanto c'è alle finestre, sono, le abbiamo già viste sul manuale utente, sono né più né meno la scopiazzatura del jam DOS del system del Macintosh. Errori e manutenzioni, il linguaggio di programmazione, questo lo andremo a vedere, c'era possibile metterci, ovviamente, anzi questo ve lo dico già io, ve l'ho già guardato, c'era possibile metterci il Basic, il Pascal, il Fortran, il Lisp, il Logo, tutto quello che vi pare. Quindi non erano il problema i linguaggi di programmazione. Comprovate una macchina così nel 1987 e il Pascal vi rullava e non avevate nessun problema. Ci potevate mettere una stampante e fare ricerche di scuola, tranquilli e beati, mandando a cagare sostanzialmente tutti i problemi e le rotture di palle del Ministero dell'Istruzione con la TurboCAD. Poi c'era la programmazione, Svenina ha spiegato il linguaggio Basic, tutta una serie di programmi e poi andremo a botta a vedere in pratica le specifiche tecniche di cui c'è un pochino da discutere. Computer Atari 520 ST 1040, ecco qua, qui veniva spiegato un po' cos'era il computer, no? Quindi un bel libro, eccolo qua. Questo era il computer, come si vede una bella tastiera grande estesa a reazione, praticamente raffreddamento aria senza problemi, e qui tutte le varie prese le abbiamo già viste nell'altro manuale. Gli mancava chiaramente, gli mancava il drive, mouse, il monitor, quindi se non si comprava, se no lo poteva attaccare alla televisione, il disk drive impilati, e quindi come si attaccava il mouse, come si attaccava il, l'abbiamo già visto, utilizzo del computer. Ecco, e qui poi si vede che anche qui le finestre sono né più e nemmeno uguali a quelle, praticamente il jam DOS è uguale praticamente al system del Macintosh. Errori, guasti, manutenzioni, linguaggi di programmazione Basic, il Logo, il Pascal, il Fortran, Lisp, Control, COBOL, anche il COBOL c'era, tutto quello che vi pare. Ecco, adesso andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, due ne discuteremo rapidamente. Allora, specifiche tecniche, intanto il 68000 non era un microprocessore a 32 bit interni ma a 24 bit. E poi c'è, il contatore di programma era a 24 bit. Il 68020 sarà un microprocessore a 32 bit, quindi praticamente con accumulatore e contatore di programma a 32 bit. Ma il 68000 c'aveva il contatore di programma a 24 bit. Questa macchina era a 24 bit su un bus dati a 16 bit. Con 512k non era espandibile. Il 68000 avrebbe potuto indirizzare linearmente fino a 2 mega, però per qualche ragione alla Atari ebbero a segare le potenzialità del 68000 solo a 512k, quindi praticamente una bella fregatura, perché questa macchina con il 68000 avrebbe potuto indirizzare linearmente 2 mega, però ne fu data soltanto il 25% della fu sfruttato solo il 25% della potenza del contatore di programma del 68000 e non era espandibile. Questo era indubbiamente un limite forte della macchina. La risoluzione grafica era buona, perché se 40x200 a 4 colori era molto alta, se 40x200 320x200 a 16 colori andava più che bene, disk drive da 3,5, quindi era una macchina multimediale che funzionava benissimo, e quindi ci potevate fare tutto quello che vi pare con tutti i linguaggi che volevate, word processor e quant'altro. L'unica cosa che, se compravate una macchina, si dovevate fare in fretta a raccogliere, diciamo, il relativo software per fare una dotazione minima per soddisfare un po' tutte le esigenze, perché con 512k senza possibilità di espandere, eventuale software per Atari che fosse stato scritto in successivamente nel tempo, questa macchina poi ebbe a scomparire nel 1988, fu sostituita dall'Atari 512,
che era espandibile fino a 1 mega, e quindi di conseguenza quando se arrivava il software scritto per l'Atari 512 non è detto che potesse funzionare sul vostro Atari 520, e quindi di conseguenza dovevate fare in poco tempo la raccolta software di quello che vi serviva.